Cosa stai bevendo? È una bevanda abbastanza insolita. Vino frizzante di banana. Banane? Sì, guarda che colore che ha. Bello, non filtrato, una roba molto fresca e dissetante, poco alcolica. Quindi la giusta bevanda per l'estate. Se volete, vedete il nostro video. Iscrivetevi subito sul nostro canale YouTube, attivate la campanellina, se volete vi metto anche qui sotto il link, seguiteci su Instagram perché vedrete tutti i retroscena di vino di vino. Adesso per scoprire come fare questo gustosissimo vino di banana, seguiteci, seguite il video, subito dopo la nostra fantastica sigla! Continua la nostra fortunata saga dedicata ai fermentati. Abbiamo prodotto il sidro, abbiamo prodotto l'idromele, abbiamo prodotto il vino, abbiamo prodotto lo spumante tipo champagne, abbiamo prodotto anche qualche distillato con le prugne. Oggi ci dedichiamo a distillare, ricordatevi, qualsiasi cosa che contenga zuccheri può essere fermentata. Quindi oggi ci dedichiamo a fermentare le banane, quindi faremo una sorta di bevanda fermentata alle banane, oppure tra virgolette, molte virgolette, vino di banane. Lo faremo col metodo a freddo, quindi per mantenere intatte ed integre tutte le nostre proprietà. Per fare questo tipo di vino si utilizzano delle banane sostanzialmente molto mature, quasi da buttare via, quindi delle banane bruttarelle. Io ho utilizzato delle banane bio perché aggiungono un tocco in più alla naturalità o alla naturalezza della nostra bevanda. Ma bando alle ciance, come dico spesso, vi elenco gli ingredienti. Per ottenere circa 3 litri di fermentato abbiamo bisogno di 2 kg di banane molto mature, quasi da buttare via, o nere o scure, guardate queste come sono, in che condizioni, proprio non vendibili, brutte. Per realizzare il nostro fermentato di banane abbiamo, quindi il nostro vino di banane, abbiamo bisogno della materia prima, ovvero le banane devono essere molto mature, in questo caso sono anche biologiche, ma molto mature, insomma quasi da buttare via, molto scure, perché più maturano le banane più si concentrano gli zuccheri. Poi abbiamo bisogno di 2 litri di acqua. Io li ho suddivisi in metà, un litro l'ho messo nel fermentatore, fermentatore in vetro, trovate tra i miei video come ho realizzato il fermentatore in vetro, e un altro litro di acqua l'ho messo dentro nel frullatore, perché vi farò vedere il nostro metodo speciale a freddo senza cuocere nulla. Poi abbiamo bisogno di 500 g di zucchero bianco o di canna. Come al solito lo zucchero di canna, se lo volete utilizzare, renderà molto scuro il vostro prodotto finale. E poi abbiamo bisogno dei lieviti. In questo caso io riutilizzerò i lieviti che ho già utilizzato per il fermentato di fragole, per il vino di fragole. Quindi riutilizzerò questi qua, guardate che sono depositati sul fondo e magari doneranno un aroma leggermente di fragola al nostro prodotto finale. Ma adesso andiamo avanti con la realizzazione del nostro prodotto. Abbiamo sbucciato le nostre banane, quindi abbiamo ottenuto all'incirca 1,7 kg, 1,8 kg di polpa, il resto erano buoni. Siamo pronti per frullare le nostre banane, quindi mettiamo programma smoothie, HomeKit 1000 watt di potenza,
vi metto il link sempre qui sotto per acquistarlo su Amazon. Guardate che bomba. Il programma Smoothie ha terminato, come potete vedere si è creata una bella poltiglia frullatissima, andiamola ad inserire nel nostro fermentatore. Inseriamo il nostro frullato di banane all'interno del fermentatore, in questa maniera qui, pian pianino, senza versare niente, eccolo qua, guardate come scende frullato. E adesso passiamo ad inserire gli altri ingredienti fondamentali per realizzare il nostro vino di banane. All'interno del fermentatore andremo ad aggiungere gli altri ingredienti necessari per realizzare il nostro vino di banane, quindi zucchero, lo inseriamo così per non farlo cascare per terra, i 500 grammi di zucchero, eccolo qua, e poi andremo ad inserire anche il lievito, ecco lo zucchero che cade, sembra una clessidra e che misura il tempo, pian pianino facciamo cadere tutto, mi raccomando, tutto per benino, un po' cade sempre per terra, ma fa niente, avevo già previsto. È arrivato il momento di inserire i nostri lieviti. Se non avete questo tipo di lievito, vi metterò sempre un link Amazon dove acquistare il lievito per fare il vino bianco, lievito con sentori tropicali. Quindi o questo o il lievito secco, nella proporzione di un cucchiaino raso se fosse lievito secco, quindi andiamo ad aggiungere tutto per bene, compreso il fondo che è molto importante, dove il lievito è dormiente, quindi raschiamo il fondo e lo aggiungiamo. Adesso non ci resterà che aneggiare il mosto di vino, e come lo andremo ad areggiare? Lo andremo ad areggiare con un bel cucchiaio di legno. Mi raccomando, sterilizzate bene tutta l'attrezzatura, quindi in pratica mischieremo tutto per benino. Perfetto, facciamo proprio areggiare bene, facciamo cadere anche lo zucchero. A questo punto non ci resta che chiudere il fermentatore, andare a riempire il gorgogliatore, quindi andiamo prima a chiudere ermeticamente, adesso riempiamo il nostro gorgogliatore, faccio vedere, lo giriamo a favore di telecamera. Eccolo qui, abbiamo riempito il nostro gorgogliatore, chiudiamo con il tappo e aspettiamo circa 12-24 ore a seconda della temperatura esterna dell'ambiente e del potere dei lieviti per vedere avviata la nostra fermentazione, quindi ci vediamo tra un po'. Il nostro vino di banane ha ultimato la fermentazione, ce ne accorgiamo dalle bollicine che non sono così frequenti come all'inizio. Io lo tolgo leggermente, almeno un giorno prima che ultimi la fermentazione, perché lo voglio un po' più dolciastro, quindi voglio che qualche zucchero permanga all'interno del nostro vino di banane. Adesso cosa ci tocca fare? Ci tocca smontare il nostro fermentatore in questa maniera qui, aprirlo, filtrare
il vino di banane e poi abbiamo di fronte a noi due tipi di scelte differenti. Eliminiamo le fecce, filtriamo, cerchiamo di ottenere un prodotto quanto più limpido, anche se con i prodotti artigianali avremo sempre una certa, diciamo, avremo sempre un prodotto torbido alla fine, però cerchiamo di illimpidirlo il più possibile. Andiamo a filtrare il nostro vino di banane in questa maniera qui. Almeno togliamo la parte più grossa, poi possiamo addirittura provare a rifiltrarlo. Quindi filtriamo la prima parte, come al solito ho fatto cadere qualcosa che altrimenti non sarebbe da vino far cadere roba. Una volta fatto il primo passaggio abbiamo due alternative. Una è l'imbottigliamento con dello zucchero di canna o zucchero normale per poter rendere il vino di banana frizzante, quindi più fresco, più piacevole, oppure la seconda alternativa è un vino di banana fermo, quindi andremo a far sì che la fermentazione faccia il suo corso, non si sviluppi più anidride carbonica e fermiamo il vino e lo facciamo diventare un vino semplicemente fermo. Noi potremmo provare entrambe le strade. A me personalmente piace più un vino frizzante, quindi andrò ad aggiungere una quantità, come vi ho fatto vedere, per bottiglia. Abbiamo il nostro famoso misurino dello zucchero ed è questo qui, ve lo faccio vedere. Quindi io andrò con questo misurino qui, andrò ad imbottigliare, farò qualche bottiglia e una parte lo tengo fermo per poter degustare entrambe le soluzioni. Abbiamo un profumo di banana fantastico, meraviglioso. Adesso da questo momento in poi dovranno passare almeno 14-15 giorni, quindi ci rivediamo tra un paio di settimane per vedere come è andato, come è risultato il nostro vino di banana. Procediamo con l'imbottigliamento della bottiglia che vorremmo, del vino che vorremmo far diventare frizzante, quindi andiamo a metterlo proprio nel nostro bottiglia. Questo è un litro, più o meno un litro, quindi aggiungiamo. Non vi preoccupate perché i sedimenti cadranno in basso. Perfetto. E adesso ci toccherà aggiungere lo zucchero. Io utilizzerò zucchero di canna, quindi misurino. Qua c'è scritto per un litro. E andremo a mettere lo zucchero di canna proprio qui. Questa è la misura corretta. Quindi lo metteremo all'interno della nostra bottiglia di vino di banana. Perfetto, andiamola ad attappare con il suo tappo. Meglio se è un tappo a corona, questo è un tappo a pressione, e la mettiamo in un luogo buio e aspetteremo circa 15 giorni per vedere i risultati. Ci vediamo fra 15 giorni. Ed eccolo qui, dopo il tempo necessario, il nostro vino di banane è pronto. Io l'ho già testato, guardate i sedimenti, non vi preoccupate perché sono assolutamente naturali. Andiamo a versarlo. Potete fare questo, guardate. Il primo bicchiere lo togliete e il secondo lo potete tenere tranquillamente perché conterà molti meno sedimenti. L'altro, se volete, con l'altro bicchiere potete filtrarlo. Ecco qua, guardate, ha un perlage meraviglioso, le bollicine salgono dall'alto, il profumo è fantastico e al gusto vi devo dire che ovviamente la banana, i toni di banana, di vaniglia, toni dolciastri ritornano,
ha una dolcezza piacevole, fresca, deve essere bevuto freddo, non più di 12 gradi di temperatura, anzi io lo consiglio di berlo tra gli 8 e i 7 gradi perché è l'ideale, e può essere gustato così oppure in alternativa in un cocktail potete provare a sperimentare un po' quello che vi pare. Ha una bassissima gradazione alcolica. Questa è la nostra ricetta, se vi è piaciuta mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube e continuate a seguirci con tanto affetto. Se volete scrivetemi pure, io sono sempre disponibile a rispondere a tutte le vostre domande. Alla prossima puntata di Vino di Vino, ciao amici!